Ciao a tutti e bentornati all'appuntamento con i libri. Quest'oggi parliamo di un romanzo che fu pubblicato per la prima volta nel 1965 e fortunatamente riedito da poco tempo per la casa editrice EEO. Mi riferisco a Il cuoco di Harry Cressing, un romanzo davvero molto particolare, rivolto a tutti coloro che amano il gotico, il romanzo sottilmente inquietante. Qui ci troviamo all'interno di una cittadina che si chiama Cobb, dove due antiche famiglie si odiano praticamente da sempre, gli Hill e i Vale. C'è un castello che è conteso tra le due famiglie, ma che l'ultimo anziano erede ha deciso potesse essere abitato solamente quando le due famiglie troveranno un accordo e si riuniranno, quindi trovando due eredi che si sposeranno. Ebbene, questo obiettivo sembra molto vicino quando una delle due pretendenti, la lei della situazione, inizia a ingrassare. Inspiegabilmente, ingrassa talmente tanto che non ha più il coraggio di uscire fuori di casa e quindi l'idea di questo matrimonio inizia davvero ad allontanarsi sempre di più. Ma succede qualche cosa. In questa cittadina arriva Conrad, che è un cuoco assoldato dagli Hill. Lui è un benestante decaduto, così afferma, e con le sue ricette riesce a conquistare tutti e soprattutto riesce a far dimagrire Daphne. La sua cucina sembra essere magica, ma ha un lato decisamente oscuro. Non vi svelo niente di più perché dovrete conoscere meglio voi Conrad in questa storia, questa cittadina inquietante che si chiama Cobb e queste due famiglie dalla rivalità ormai lontana per la quale nemmeno loro sanno più il motivo originario. Vedremo se riusciremo ad assistere a questo matrimonio e alla riunione di queste due famiglie. Vi dico solo che si tratta di una sorta di favola nera, dove il male qui ha una forma sottile, inquietante, dove non c'è qualcosa di estremamente eclatante, ma da ogni riga traspare qualcosa di non detto, qualcosa di oscuro che strisce, insomma, nei meandri di questa storia. Le atmosfere sono quelle gotiche e inquietanti, tanto amate, da noi, ma anche da una letteratura che, non è vastissima, ma che in Italia fa un po' fatica a venire fuori. Quindi, a maggior ragione un plauso per aver ripubblicato questo romanzo molto particolare di un autore esso stesso legato a un mistero. Infatti Harry Cressing è uno pseudonimo di Harry Adam Ruber. Le notizie sulla sua vita sono poche e contraddittorie, per cui anche attorno alla figura dello scrittore c'è questo alone di mistero. Vi consiglio quindi Il cuoco di Harry Cressing, pubblicato dalla casa editrice EEO. E con questo è tutto anche per il consiglio di oggi, vi do appuntamento alle prossime edizioni.